Il sogno fatto la notte dopo l'incontro con Avner Ashdod non lo ricordo perfettamente. Un gruppo di medici, fra cui si trova Adar, si china sul mio letto in ospedale e discute dell'operazione che stanno per eseguire su di me. Prendo un pezzo di carta e scrivo: in base alla legge sui diritti del malato, avete il dovere di fornirmi tutte le informazioni che esigo. Allungo il foglietto al medico più alto, quello legge. Scoppia a ridere e lo mostra ad Adar, il quale a sua volta sorride. Ecco, lo vedi? Gli dice il medico. È proprio per questa ragione che abbiamo deciso di asportarle il superio. Evidentemente il sogno si riferiva al superio, il termine coniato da Freud nell'ambito della sua teoria topografica secondo la quale l'anima è divisa in tre parti. Al primo piano risiedono tutte le nostre pulsioni e istinti, l'es. Al piano di mezzo abita l'io, che cerca di conciliare i nostri desideri e la realtà. E al piano più alto, il terzo, abita Sua Altezza, il superio, che ci richiama all'ordine con severità e ci impone di tenere conto dell'effetto delle nostre azioni sulla società. Cari lettori, benvenuti a questa puntata di Che bel libro, dedicata al romanzo Tre piani, dello scrittore israeliano Eskol Nevo ed editato da Neri Pozza nel 2017. La lettura che avete appena ascoltato ci introduce direttamente all'allegoria rappresentata nel romanzo, e cioè i tre piani dell'anima teorizzati da Freud, che sono personificati dagli inquilini di una palazzina borghese di Tel Aviv. Ma prima di presentarvi il libro vi do alcune informazioni sull'autore. Eskol Nevo nasce a Gerusalemme nel 1971, nipote di un importante e storico esponente politico israeliano, si laurea in psicologia, ma in seguito si dedica alla scrittura. Nel 2015 pubblica nel suo paese Tre piani, che in Italia edita Neri Pozza qualche tempo dopo. Nel 2020 il regista Nanni Moretti ne trae ispirazione per un suo film omonimo, che a causa della pandemia uscirà nelle sale nel 2021. Mi sono ritrovata davanti al nostro palazzo. Il palazzo in cui abbiamo trascorso 25 anni della nostra vita ed un tratto mi è parso come dire misero. Non misero, oltraggioso. Il parcheggio ordinatissimo, numerato, il logo del posto di lavoro appiccicato sul paraurti di tutte le auto, le piante perfettamente potate all'ingresso, il citofono appena rinnovato, le caselle della posta, nemmeno una rotta. Nessuna con più di due cognomi, le biciclette sorprendentemente ordinate, sorprendentemente legate. Il silenzio che tanto ci piaceva. Non c'era musica ad alto volume. Da nessun appartamento arrivavano le voci di un litigio insopportabile. Un'isola di pace chiamava orgogliosa la nostra periferia. In quel momento mi è parsa un'isola di ottusità e conservatorismo. Abbiamo vissuto nel Borghesistan. Una palazzina di tre piani in un quartiere chic di Tel Aviv. Nel focus della narrazione, tre inquilini. Al primo piano, Arnon, un uomo d'affari di mezza età in crisi, sia a livello lavorativo che familiare. Una moglie avvocato in carriera e due bambine da accudire. La necessità di ritrovare l'intesa sessuale dopo il parto dell'ultima figlia li porta ad usufruire dell'aiuto di una coppia di vicini anziani emigrati dalla Germania in Israele e molto disponibili a tenere le bambine per qualche ora. Arnon, stressato e insoddisfatto, vive male il rapporto con la moglie, donna concreta ed esigente, ed inizia ad ossessionarsi quando la bambina più grande, dopo un inquietante episodio con l'anziano vicino malato di Alzheimer, inizia ad avere strani comportamenti, sia a casa che a scuola. Il sospetto infondato e i sensi di colpa lo porteranno a prendere decisioni avventate ed incaute. Arnon impersona il primo livello degli stati freudiani dell'anima, l'es, che rappresenta l'istinto, la reattività, il richiamo della natura, le pulsioni. È l'istanza più arcaica della mente umana. È successo una settimana fa e fino a ieri le mie giornate si svolgevano così. Ogni sera, dopo aver messo a letto le bambine, io e Ayelet cominciavamo a litigare.
Per cosa? Ayelet diceva che ero uscito di testa, che dovevo iniziare una terapia, che da quando la mia azienda è andata a carte 48 e ho ricominciato a lavorare come dipendente sono frustrato e riverso le mie frustrazioni sul mondo intero. Diceva che non sono l'uomo con cui si è sposata, l'uomo con cui si è sposato non avrebbe mai tentato di strozzare un vecchio malato. Ha detto che mi impongo la mia visione della realtà e esigo che tutti la pensino come me, e se qualcuno non si adegua alle mie teorie del cazzo, allora è un infame. Diceva che sono sempre stato così, compulsivo. Per questo lei, ai tempi prima del matrimonio, si era presa una pausa di 6 mesi. Era proprio la cosa che temeva. Diceva che la mia esagerata preoccupazione per Offi serviva solo a far passare lei per cattiva madre. Basta, era stufa. Stufa marcia di questa storia. Al secondo piano di questa emblematica palazzina abita Hani, che i vicini chiamano la vedova, per via delle prolungate assenze del marito. 2 figli piccoli, un lavoro lasciato alle spalle e un compagno che ha totalmente deluso le sue aspettative, come padre presente e sollecito, Hani controlla ossessivamente il suo stato mentale, nella paura di cadere nella pazzia, come successe a sua madre. Un giorno si presenta alla sua porta il fratello del marito, che, ricercato dalla polizia, chiede di essere ospitato. In quest'uomo Hani trova comprensione ed appoggio, ma quando lui se ne va, lei inizia a dubitare della realtà di quell'incontro e tutti i suoi fantasmi le si ripresentano puntuali. Hani impersona l'io, la parte di noi contesa tra pulsione e obbedienza delle regole, che cerca di conciliare desideri e realtà, quella che Freud definiva il servitore di 3 padroni, e non a caso l'autore la colloca nel piano di mezzo fra l'es di Arnold e il superio di Dvora, che vedremo in seguito. È cominciata già durante il parto. Asaf mandava sms mentre io avevo le doglie, ti rendi conto? Io mi contorco dal dolore e lui tranquillo a messaggiare. L'epidurale riduce la sofferenza, è vero, ed eravamo già in ballo da 6 ore, ma lo stesso, un po' di sensibilità. Gli ho detto: non è proprio il caso che stai qui a mandare messaggi. Ho dovuto trattenermi per non gridargli dietro, per evitare di diventare lo stereotipo della donna che inveisce contro il marito durante il parto. E lui cosa ha fatto? È uscito a messaggiare fuori. In quel momento è partita un'altra contrazione. Gemevo fortissimo, ero sicura che sarebbe subito rientrato in camera a vedere cosa succedeva, ma è rimasto fuori a messaggiare. È tornato solo dopo 1 minuto e dopo nel reparto maternità. Non voleva prendere in braccio Liri. Diceva che era troppo piccola e lui aveva paura di lasciarla cadere. E poi, ha aggiunto, gli pareva che in quel momento le servisse solo la mamma. Che demagogo! È sempre stato un po' demagogo, ma questa sua qualità si è esasperata da quando ha cominciato a demagogizzare i potenziali investitori. Per inciso, è tornato al lavoro dopo 4 giorni. Ok, non mi aspetto che ci spartiamo la maternità al 50%, Israele non è la Norvegia, ma non potresti restare a casa, che so, una settimana per solidarietà? Telefonare almeno 5 volte al giorno dal lavoro per chiedere come sto? Come me la passo? Se è cominciata la depressione postpartum? Al terzo ed ultimo piano abita Dvora, giudice distrettuale in pensione e vedova di Mikael, anche lui giudice. Dopo la recente morte del marito, Dvora fatica a riprendere in mano la sua vita. Madre di un figlio che ha troncato da tempo i rapporti con i genitori, nella sua nuova solitudine Dvora inizia a liberarsi pian piano del controllo psicologico che la sicurezza e protezione del marito esercitavano su di lei. Inizieranno a cedere i condizionamenti che dettavano la sua vita di tutti i giorni, dall'uso dei risparmi alla gestione del tempo libero, ma saranno soprattutto 2 eventi che la porteranno a un drastico cambiamento: una manifestazione nel centro di Tel Aviv e l'incontro con un uomo misterioso. Dvora rappresenta il superio, l'ultimo dei 3 piani dell'anima freudiana, il controllore delle pulsioni, quello che ci riporta alla realtà, la parte di noi che mostriamo agli altri e che la società, il mondo del lavoro, la responsabilità familiare ci richiede. Per tutto questo tempo, mentre ti lasciavo messaggi, non mi aspettavo una tua risposta, Mikael.
Non ho creduto che avresti mandato un segno o che mi saresti comparso in sogno appagando le mie domande. Volevo parlare con te perché sapevo che a te avrei potuto dire solo la verità, tutta la verità. E questo mi avrebbe consentito a fare la cosa più difficile, levare le maschere e guardarmi in faccia, guardare le mie scelte e le loro conseguenze nel bene e nel male, anche nel peggiore dei mali. Capisci, Sigmund Freud era un uomo molto intelligente, ma ieri sera, dopo aver terminato l'ultimo volume dell'Opera Omnia e averlo posato sul comodino, ho pensato che un errore l'ha fatto. I tre piani dell'anima non esistono dentro di noi, niente affatto. Esistono solo nello spazio tra noi e l'altro, nella distanza tra la nostra bocca e l'orecchio di chi ascolta la nostra storia. E se non c'è nessuno ad ascoltare, allora non c'è nemmeno la storia. Se non c'è uno così a cui svelare segreti, con cui sciorinare discorsi e consolarsi, allora si parla con la segreteria telefonica, Michael. L'importante è parlare con qualcuno, altrimenti tutti soli. Non sappiamo nemmeno a che piano ci troviamo. Siamo condannati a brancolare, disperati nel buio, nell'atrio, in cerca del pulsante della luce. Mi hanno colpito le parole dell'autore in un'intervista. Non è così importante la differenza tra realtà e finzione, ma lo è quello che ti tocca veramente nel profondo. Probabilmente intendeva dire che una classificazione degli stati dell'anima può essere messa in discussione dai sentimenti e dalle emozioni profonde. Tre piani parla proprio di questo, delle variabili dei nostri legami e di come certe volte la fantasia possa essere più concreta e costruttiva della realtà. Questo è evidente soprattutto nel terzo racconto e a mio avviso il più intenso e strutturato, forse quello che chiude il cerchio. I racconti del primo e secondo piano lasciano aperte più conclusioni. È il lettore che decide la soluzione ed Escolnevo tiene particolarmente a questo. Racconta che in Israele, addirittura dopo 5 anni dalla pubblicazione del libro, i lettori lo fermano per strada indignati per la mancanza di un finale e lui questo lo considera un successo. Ho trovato molto interessante lo stile narrativo, l'uso di un interlocutore immaginario che raccoglie confidenze e confessioni e che permette ai personaggi di farsi conoscere intimamente dal lettore senza interposizioni da parte di un narratore. Un libro con un contenuto di peso, ma che allo stesso tempo trasmette leggerezza. Prima di salutarvi, vi propongo la citazione che ho scelto dal libro. I colpi più dolorosi arrivano quando non si è pronti a difendersi. Vi auguriamo piacevoli momenti di lettura e vi rimandiamo alla prossima puntata.